Benvenuti a questo quarto appuntamento con la Coppa Italia Lead for Speed. Salutiamo e ringraziamo sempre i nostri sponsor come al solito, Scutaro SRL che recupera imballaggi di ogni tipo e Sim Cockpit che costruisce postazioni di alta qualità per simulazioni di guida e di volo. Un saluto doveroso va alla piccola Yara, purtroppo scomparsa qualche giorno prima della gara. I ragazzi hanno pensato, chi più chi meno, quasi tutti, di ricordarla con un saluto sulla macchina o sulla targa. Questa gara si a Blackwood Reverse, si corre con le piccole XRG, motore 1.8 e trazione posteriore, caratteristiche diciamo abbastanza simili a quelle dell'Alfa 75, ma tipologia di auto sul giapponese. Andiamo a vedere il giro record fatto da un certo Tanco, meglio conosciuto come RC, una leggenda quasi ormai degli hot lap in Need for Speed. Ecco qua, partiti. Si passa sotto il rettilineo, si va ad allargarsi sulla destra e poi si scende. Dalla quarta si passa in terza per fare questa curva in discesa, abbastanza insidiosa, bisogna stare attenti a non finire nella terra. Poi ancora si tira tutta la terza, si dà un colpetto al freno e si fa quest'altra a sinistra in salita, per poi accelerare a fondo e passare sotto al ponte. Si scende ancora e qui c'è il primo intermedio. Si va ancora, si dà un colpetto di freno, si taglia molto con la quarta e poi si mette la terza qui per fare questa curva a sinistra. Ancora la terza si allunga tutta, ma non si mette la quarta, frena di nuovo qui, si butta dentro. Qui è molto importante uscire perché bisogna lanciarsi per questo lungo rettilineo dove poi ci sarà un tratto in salita, quindi ogni chilometro di velocità è importante. Si tirano tutte le marce, si passa ancora sotto al ponte e ci si va ad avvicinare al secondo intermedio che arriva in questo punto. Qui poi si arriva alla famosa chicane e può stare con la massima precisione, scalare dalla quinta alla terza, fa scorrere molto la macchina. Qui addirittura lui usa un paio di volte il freno a mano per buttarsi nel tornantino a sinistra che si fa in seconda. Poi si accelera a fondo e si sale fino ad arrivare al rettilineo principale e a passare sotto il via. Adesso, come al solito, andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti di questa gara. Ok, è stata una gara abbastanza impegnativa, anche per via del vento, insomma, che ostacolava un attimino. Più che altro mi interessava arrivare alla fine senza incidenti, quello è andato bene. Ho lasciato passare diversi piloti più veloci di me per non ostacolarci a vicenda, perché alla fine si perde del tempo e basta. In duelli particolari non ne ho avuti, quindi diciamo che sono arrivato in fondo conservando la posizione più o meno di partenza, partito 18esimo, è arrivato 21esimo. Va bene, niente, tanto bene così. Allora, niente, mi sono toccato subito in partenza con un Suki e comunque è stato un normale incidente di gara, ho perso subito delle posizioni. E dopodiché è una pista abbastanza difficile per superare, quindi ho tenuto il mio ritmo, ho cercato di preservare le gomme e tutto quanto. Dopo ho fatto un bel tiramolla con Reda, che è riuscito a superarmi dopo il pit stop, e comunque è una gara abbastanza, diciamo, noiosa e lunga. Abbastanza contento, visto anche che era la prima volta che giravo con questa macchina, anche questa pista non l'avevo mai vista a reverse. Ho avuto poco tempo per provare, quindi ho fatto la mia gara e va bene così, Niente, la gara è andata come mi aspettavo, partito 22esimo, arrivato 22esimo. Ho fatto l'errore di pittare subito, perché facendo così mi sono ritrovato subito tutti che mi doppiavano, ho perso una marea di tempo lì. Il resto è andato tutto bene, tutti corretti, alcuni si sono fatti sorpassare, che è una bellezza. Poi si può dire viva la figa, e va bene così. E come prima endurance mi posso ritenere soddisfatto di averla almeno quantomeno finita. È stata un po' una gara un po' anonima per i giri. Mi sono divertito parecchio all'inizio con gli altri e più che altro faccio complimenti ai primi tre che sono andati come ammissi. Ciao a tutti. Allora, sono partito abbastanza indietro a causa di una qualifica un po' schifosa,
Niente, praticamente i primi giri è stato favorito da Rotella, che si è disconnesso, per cui ho avuto abbastanza le prime curve libere, sono riuscito a inserirmi, diciamo, tranquillamente. E poi c'è stato un contatto, non sono riuscito a tenere la macchina nonostante sia uscito sull'erba. Niente, i primi giri diciamo che ho fatto fatica a tenere il ritmo, anche perché non avevo girato niente oggi e niente, ho fatto fatica a entrare, diciamo, nel giusto ritmo. E fino a che non sono poi entrato a regime, ho tirato fino all'ultimo prima di fare il pit stop. Tutto qua, nono posto, abbastanza male direi, ma spero che con la prossima gara di riprendere un po'. Sì, la gara è andata bene, ho fatto dall'inizio alla fine sempre primo, con il doppiato è andato tutto bene, forse un piccolo contatto per un eccesso di lag con Meraldi, che poi si è girato e se non è tutto sommato andato bene. E peccato per l'assenza di Maurizio, che sicuramente sarebbe andato ancora più veloce. Io sono molto soddisfatto di questo mio terzo posto. La gara è andata esattamente come mi aspettavo che andasse, anche se non nascondo che durante la gara, quando sono stato per oltre 30 giri molto vicino a Max, ho sperato di riuscire a superarlo durante il pit stop, però purtroppo non mi è riuscito e quando sono rientrato Max mi ha superato. Comunque bella gara, complimenti a Daniel Fiorin per la meritata vittoria e a Max per la bella gara. Alla prossima.